Padre nostro, siamo qui nella nostra povertà davanti a te. Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità. Dacci il tuo perdono che ci risana l'anima con la tua pace. Padre nostro, tu che puoi tutti i nostri debiti, prendili tu. Il ritorno che non c'è, la ferita, il torto che brucia di più. Perdono che ci dai, ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d'ogni povertà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, ci troviamo nella chiesa di San Giuseppe a Chianalea di Scilla. Ecco, in questo giorno così solenne per la chiesa intera, nel 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe come patrono universale della Chiesa e nel 270° anniversario della nostra statua qui di San Giuseppe. Al termine di questa messa mi porterò dinanzi alla statua di San Giuseppe e reciterò una preghiera di consacrazione. Ecco, desidero salutare voi che mi seguite da casa nel rispetto delle norme sanitarie e tutti gli scillesi che sono sparsi nel mondo, che vivono fuori. E in questa celebrazione intendo pregare per coloro che sono vittime del coronavirus e di tutti quelli che portano il nome di Giuseppe e che sono in cielo, in particolare coloro che, ecco, le famiglie mi hanno chiesto delle preghiere particolari per i loro defunti, i defunti Francesco, Domenico, Giuseppe, tutte le anime del purgatorio, Pasquale, Francesco, Francesca, Natale e Giovanna, e poi i defunti Domenico e Italia, e anche Giuseppe Russo, Giuseppe Arita, Giuseppe Polistena, Giuseppe Bova, Giuseppe Fava, Giuseppe Sanni, Giuseppe Pizzarello, Giuseppe Borrielli. Ecco, vorrei che in questa Eucaristia chiedessimo perdono al Signore per le virtù che non riusciamo a imitare, quelle che furono di Giuseppe, il custode della Santa Famiglia. E quelle che veramente ci chiediamo al Signore di custodire la nostra vita nel col suo esempio, perché anche noi vogliamo essere davvero, ecco, custoditi da Dio, e allora chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concede alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore. Vai e di al mio servo Davide, così dice il Signore, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo. In eterno durerà la sua discendenza. In eterno durerà la sua discendenza. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. In eterno durerà la sua discendenza. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide, mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza. Di generazione in generazione edificherò il tuo trono. In eterno durerà la sua discendenza. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. In eterno durerà la sua discendenza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede in Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto, ti ho costituito padre di molti popoli, davanti a Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza, contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Beato chi abita nella tua casa, Signore, senza fine canta le tue lodi. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle,
E come sempre è ricca la parola del Signore. Ci chiede di gustare questa parola perché è il Verbo Santo di Dio che si fa carne nel grembo di Maria, ma che trova in San Giuseppe, obbediente alla volontà di Dio, alla sua chiamata, al suo disegno, un valido collaboratore, un custode. Potremmo dire che senza Giuseppe e la sua obbedienza, Maria e il bambino non ce l'avrebbero fatta. E allora ecco che Dio si rivolge a questo uomo giusto e lo chiama. Ecco, lo chiama in sogno. Giuseppe non parla mai, non dice mai una parola. È l'uomo che dei fatti, perché oggi è difficile, ecco, anche essere persone umili, ma soprattutto dove contano i fatti e non tanto le parole. E poi la prontezza in questo sogno. Svegliandosi, Giuseppe avrebbe potuto tranquillamente prendere delle scuse o non credere a quel sogno. Eppure si affida a Dio. Lui, che era uomo giusto, sapeva che i piani del Signore sussistono per sempre, come le sue leggi. Conosceva l'Antico Testamento, pregava tanto e sapeva che Dio non si sarebbe fatto attendere. E così sceglie proprio lui per essere a capo della Santa Famiglia. Ecco che fu colto, certo, da un grande imbarazzo, però allo stesso tempo superò quella situazione difficile accogliendo la Vergine Maria proprio come aveva detto l'angelo. Ecco, tutto questo a noi dice quanto dobbiamo essere grati a San Giuseppe, che con la Vergine Maria, ecco, sono la Santa Famiglia in cui Gesù è nato, è cresciuto, e quanto ha trasmesso, ecco, San Giuseppe al proprio figlio, che è anche il figlio di Dio, per un singolare privilegio. E penso a tanti padri, all'importanza di tanti educatori nella fede. Noi sappiamo dare tante cose ai nostri figli, cerchiamo di educarli in un certo modo, ecco, nei sani principi, nei sani valori. E San Giuseppe ci insegna che dobbiamo farlo per la loro stessa crescita, perché li vogliamo bene, devono crescere bene, però dobbiamo farlo anche perché è il Signore che ce lo chiede ed è Lui che ci guida, perché questa nostra opera educativa sia un'opera educativa gradita a Dio, che trasmette veramente le cose sante. Ecco, allora anche questa situazione che stiamo vivendo certamente preoccupante, però ci deve anche insegnare tante cose. Quante volte abbiamo fatto a meno delle cose sante, ecco, considerandole qualcosa di superfluo, di inutile, e tanta umanità ancora non percepisce forse non solo la gravità del momento che stiamo vivendo, ma anche l'importanza di tornare a Dio, di essere obbedienti a Lui, di fare la sua volontà, soprattutto di percepire che nelle difficoltà Lui non ci abbandona, Lui c'è sempre. E allora noi lo rinneghiamo, ma Lui c'è sempre, il Signore. Allora ecco che maturiamo l'importanza delle cose essenziali, che sono proprio quelle che poi rimangono, quelle che fanno la differenza. E chiediamo a San Giuseppe di custodire tutti noi come Chiesa, come comunità, come umanità tutta in questo momento così drammatico, ma anche è bello perché, ecco, Lui non ci abbandona, è sempre con noi e riscopriamo la forza e la bellezza della provvidenza di Dio. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché si compia in tutti il disegno di salvezza. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore, ascoltaci, Signore. Padre Santo, che hai rivelato a San Giuseppe il mistero di Cristo, donaci di conoscere ed amare sempre più il tuo Figlio fatto uomo per la nostra salvezza. Preghiamo, ascoltaci, Signore. Signore Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri perché camminassero davanti a te con fedeltà e rettitudine, aiutaci a vivere secondo lo spirito del Vangelo. Preghiamo. Padre, hai affidato la terra all'uomo per farne il suo regno e la sua dimora. Insegnaci a lavorare per la giustizia e la pace e fa che tutti abbiano un lavoro sicuro e una condizione degna di uomini liberi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Dio nostro, hai scelto San Giuseppe come custode e guida di Gesù fanciullo e adolescente. Resta sempre accanto ai nostri papà, ai quali hai affidato la nostra vita, ed aiutali ad educarci all'amore verso te e verso il prossimo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Dio nostro, che a San Giuseppe hai chiesto di proteggere la Santa Famiglia, per sua intercessione proteggi la famiglia umana e in particolare gli ammalati. Aiuta i sanitari e incoraggia gli smarriti di cuore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ascolta, o Padre, il grido della nostra preghiera che con umiltà rivolge a te e aiutaci ad essere sempre custodi di quelle parole di grazia che tu ogni giorno ci offri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Guardiamo a te che sei Maestro e Signore, chinato a terra stai, ci mostri che l'amore è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, ci insegni che amare è servire. Fa che impariamo, Signore, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Padre, il nostro servizio sacerdotale e donaci la stessa fedeltà e purezza di cuore che animò San Giuseppe nel servire il tuo unico Figlio, nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, è nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo. Nella solennità di San Giuseppe, egli uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele,
fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo serve nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo in Cristo a te,
Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiateci, scambiatevi e scambiamoci un segno di pace. Ecco, davvero sia il segno che ci unisce un po' tutti in Cristo e in questo abbraccio spirituale, molto più che virtuale, perché lo Spirito giunge veramente a tutti, anche a coloro soprattutto che non ricevono abbracci o saluti o affetto da nessuno. Ecco, che sia davvero un abbraccio universale, come San Giuseppe, patrono universale. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Ecco, non potendo fare la comunione, ricevere la comunione nelle specie del pane e del vino, ecco, possiamo però ricevere la comunione spirituale, cioè spiritualmente essere presenti in questa comunione che sta ricevendo, che sta compiendo il celebrante. E lo facciamo con la preghiera che ormai tutti conosciamo. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Thank you.
sempre la tua famiglia, Signore. Pane di vita nel ricordo gioioso di San Giuseppe, che custodisci in noi i doni del tuo amore di Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Permettetemi alla conclusione di questa bellissima e intensa, anche se un po' particolare visto che non c'è l'assemblea qui presente, però c'è, ecco, spiritualmente, e se devo dirvi, proprio ho sentito molto questo calore, ecco, umano, fortissimo, e in Gesù è veramente qualcosa di straordinario. E ovviamente tutti ci auguriamo che prima finisca questo tempo così drammatico e difficile, finisca questa pandemia, e prima possiamo certamente essere tutti insieme in questo tempio. So quanto la fede del nostro popolo e la sua devozione è forte. Oggi ci doveva essere la processione e tutti gli altri momenti che riserviamo a questa giornata e all'affetto, alla devozione per San Giuseppe. Ecco, siamo lo stesso qui e diciamo viva San Giuseppe, insieme ai portatori, diciamolo forte, viva San Giuseppe. Ecco, è il nostro grido, che è anche però il grido della speranza in questo anno così particolare, che ci ricorderemo certamente per la sua tragicità, però che ci ricorderemo anche per questa essenzialità della fede in un tempo quaresimale, che dobbiamo accogliere come volontà di Dio, ma soprattutto dobbiamo essere forti nel percorrerlo e quindi anche coraggiosi, perché davvero, ecco, possiamo vivere tutto nella fede e vincere nel giorno della vittoria pasquale. Allora desidero ovviamente porgere gli auguri a tutti quelli che portano di Giuseppe, questo è un nome santo, appunto noi cantiamo anche in vernacolo, nel canto della tradizione, però ecco, mi piace oggi anche augurare a tutti i papà del mondo veramente un fortissimo abbraccio, quelli della terra e quelli in cielo, quelli vicini e quelli lontani, quelli conosciuti e quelli sconosciuti, quelli lontani ma anche quelli allontanati, quelli che hanno trovato un pezzo di pane per i loro figli e quelli che ancora lo cercano, quelli che oramai si sono rassegnati, quelli in salute e quelli provati dalla sofferenza e dalla malattia, quelli nel desiderio e quelli nella realtà, quelli biologici e quelli adottivi, quelli di sangue e quelli di spirito, quelli che generano nella fecondità del cuore. Auguri anche quest'anno in particolare a tutti i papà che sono in quarantena e non possono vedere i loro figli, e auguri a tutti i sanitari che non possono festeggiare con i loro figli per preservarli. L'amore è più grande. Auguri a quei papà ammalati che pure ricevono gli auguri tramite i medici e gli infermieri. Auguri a quei papà che sono volati in cielo troppo presto e a quelli strappati alla vita così in fretta. Auguri a tutti. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente per intercessione di San Giuseppe, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. A voi, San Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo fiduciosi, invochiamo il vostro patrocinio, insieme a quello della vostra Santissima Sposa, dè per quel sacro vincolo di carità che vi strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguardate, ve ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e col vostro potere d'aiuto soccorrete ai nostri bisogni. Proteggete, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontanate da noi, o Padre amatissimo, la peste d'errori e di vizi che ammorba il mondo. Assisteteci propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. Come un tempo salvaste dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendete la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e coprite ciascuno di noi con il vostro continuo patrocinio,
affinché con il vostro esempio e con il vostro soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Giuseppe, no.